Ciao a tutti, qui Mondi. Non è la prima volta che sto provando a registrare questo video, infatti sarà tipo la terza perché sto avendo un po' di problemi col microfono e con il volume, ma tranquilli, finalmente il video è uscito. Oggi parleremo di Sonic Adventure 3, il gioco di cui tutti parlano e che ogni fan di Sonic vorrebbe vedere, compreso me. Oggi però potrei rovinare i vostri sogni, dato che in questo video vi andrò ad elencare i 3 motivi per cui secondo me non vedremo mai questo gioco. Prima di iniziare però, ci tengo a dirvi che queste sono solamente mie opinioni personali e che se non siete d'accordo con le mie motivazioni, potete dirmi cosa pensate invece voi riguardo ciò. Con questo video potrei anche starmi scavando la fossa da solo, visto che l'anno prossimo, ovvero durante il 30° anniversario di Sonic, potrebbe anche essere annunciato questo gioco, ma ci tenevo lo stesso a farvi sapere i motivi per cui secondo me non avremo mai Sonic Adventure 3. Il primo motivo per cui non vedremo mai Sonic Adventure 3. Il Sonic Team ha un lunghissimo record di non fare sequel per i propri giochi da tanto tempo. L'ultimo sequel che abbiamo avuto è stato 19 anni fa, ovvero Sonic Adventure 2. Gli altri sequel che abbiamo avuto sono stati per giochi portatili o spin-off. Pensateci, Sonic Rivals. Sonic Rivals ha avuto un sequel, ma quello era un gioco portatile. Non è stato neanche sviluppato dal Sonic Team, ma da Backbone Entertainment. La saga di Sonic Advance, giochi portatili. Sonic Riders, gioco spin-off. Ci sarebbe anche Sonic 4, ma quello non è neanche paragonabile ai primi 3 capitoli, diciamocelo, è da considerare uno spin-off, è stato sviluppato anche da Dreams. Non abbiamo mai avuto un sequel per i giochi principali della serie, non ci sono stati sequel per giochi come Colors, Generation o Heroes. L'ultimo sequel che abbiamo avuto è stato 19 anni fa, quindi perché dovrebbero fare un sequel di Sonic Adventure ora se non lo hanno fatto per 19 anni? Il secondo motivo per cui secondo me non avremo mai Sonic Adventure 3. Le aspettative sono troppo alte. Pensateci, se Sega rilasciasse Sonic Adventure 3 ed il gioco fallisse, quale sarebbe la fiducia in Sonic se è già bassa di suo? Se Sonic 06 ha abbassato di molto la fiducia dei fan? Perché pensateci, prima di Sonic 06 i fan avevano fiducia in Sega. Penso che la prima volta in cui i fan hanno iniziato ad avere meno fiducia sia stata con Shadow the Hedgehog. E quando uscì Sonic 06, tutti i fan lo comprarono. Addirittura diventò platino su Xbox 360, perché i fan hanno dato fiducia a Sega, quindi hanno comprato il gioco. Quindi, se Sega annunciasse adesso Sonic Adventure 3, pensate che la gente crederà che sarà un bel gioco o un altro fail? La maggior parte della gente penserà, sicuramente Sega ha rovinato Sonic Adventure, e questa è esattamente una delle ragioni per cui non vogliono farlo. Pensateci, la fiducia che i fan hanno sempre avuto in Sega svanirebbe del tutto. Quindi non c'è ragione per loro di creare Sonic Adventure 3, attualmente sarebbe come scavarsi la fossa da soli. Dovrebbero imparare a fare un bel gioco a lungo termine prima di fare un sequel di uno dei loro giochi migliori della serie. Potrebbero rovinare la serie Adventure facendo un brutto gioco, e questo tipo di pressione è già abbastanza da convincerli di non provare a fare un Sonic Adventure 3. Perché dovrebbero rischiare in questo modo, mentre potrebbero fare un nuovo gioco Adventure e non chiamarlo Sonic Adventure 3? Pensateci, potrebbero semplicemente fare degli esperimenti di giochi adventure basati sulla serie di Sonic Adventure, con uno stile di gameplay adventure e non chiamarlo Sonic Adventure 3. In questo modo, anche se il gioco fallisse, non sarebbe comunque collegata alla saga di Sonic Adventure, quindi avrebbe più senso per loro fare in questo modo. E adesso arriviamo al terzo e ultimo motivo per cui secondo me non avremo mai Sonic Adventure 3. Il Sonic Team è convinto che tu non voglia Sonic Adventure 3. E adesso sicuramente ti starei chiedendo, Mondi, ma che dici? Sonic Adventure 3 è il gioco di cui tutti parlano e che tutti i fan vorrebbero. Perché dovrebbero pensare che non lo vogliamo? Sapete, possiamo parlare tanto del fatto che vogliamo Sonic Adventure 3, ma c'è un detto che dice, le azioni parlano più delle parole. Adesso torniamo al secondo motivo, dove ho detto che Sega potrebbe semplicemente fare un esperimento di giochi adventure non chiamandolo Sonic Adventure 3. Beh, lo hanno già fatto. Ed ogni volta che lo hanno fatto, hanno ricevuto sempre una cattiva accoglienza. Pensate a Sonic 06. Ok, Sonic 06 è stata la cosa più simile che abbiamo avuto a Sonic Adventure 3. Non si chiamava ufficialmente così, ma è la cosa più vicina adesso che abbiamo avuto in 19 anni. E guardate cosa gli è successo. Naturalmente non ce l'ho con i fan per il fatto che non apprezzi nel gioco. Ovviamente aveva problemi. Personalmente io amo Sonic 06, ma penso che il gioco sia troppo odiato, soprattutto per 3 motivi: i tempi di caricamento, i lag e i glitch. Questi sono i 3 problemi più grandi di Sonic 06, ma a causa di questi 3 problemi, la gente sta letteralmente distruggendo questo gioco. Sono passati 14 anni dall'uscita di Sonic 06, e ancora oggi la gente fa video dove critica pesantemente questo gioco. È come se non finissero mai, e Sega probabilmente vede queste cose.
Ancora oggi questo gioco viene odiato non solo per i caricamenti, i lag e i glitch, ma per ogni singola cosa, la storia, il gameplay, ogni singola cosa di questo gioco. Ma effettivamente giocandolo ti rendi conto che è una combinazione tra Sonic Adventure, Sonic Adventure 2 e Sonic Heroes. Ciò significa che è un gioco con uno stile di gameplay adventure. Quindi, visto che Sonic 06 viene ancora odiato tutt'oggi, perché dovrebbero fare un altro gioco simile? Pensate anche a Sonic Lost World. Sonic Lost World ha avuto un gameplay stile adventure. Lo so, il level design era particolare, ma guardate cosa è successo. Lost World è considerato un gioco mediocre, carino, ma nulla di che, e soprattutto odiato da molti. Parliamo invece di Unleashed. Ora sicuramente starete pensando, Mondi, Unleashed non è odiato, è un bel gioco. Forse dimenticate che quando uscì Sonic Unleashed, l'odio era tremendamente alto, la fiducia in Sega si abbassò vertiginosamente. Adesso le cose sono cambiate, per fortuna molta gente sembra rivalutare Unleashed, ma pensateci, il Werehog era un personaggio differente, completamente diverso da Sonic e con un moveset e controllo totalmente differente, proprio come nei giochi adventure, dove ci sono tanti personaggi giocabili che non hanno lo stesso gameplay di Sonic. E cosa è successo? Hanno criticato il Werehog. Il 90% di chi ama Unleashed dice, ah, però mi piacciono solamente gli stage di giorno di Sonic. Forse non lo sapete, ma Sonic Unleashed in origine avrebbe dovuto chiamarsi Sonic Adventure 3. Sarebbe dovuto essere il sequel di Adventure 2. Alla fine hanno cambiato all'ultimo, probabilmente perché le aspettative sarebbero state troppo alte. Ma l'idea era quella, visto che nel gioco bisogna girare per il mondo spostandosi tra diversi continenti. Era considerato con uno stile adventure. Quindi, in poche parole, quando creano un nuovo personaggio che ha controlli diversi da Sonic, la maggior parte dice che non gli piace. Ripeto, non sto dicendo cosa deve piacervi e cosa no, ma solo che questo è il risultato delle vostre opinioni. Ancora oggi molti dicono che in Sonic Adventure 2 i migliori stage sono quelli di velocità, preferendoli a quelli della caccia al tesoro, e Sega ascolta queste cose. Stessa storia in Sonic Adventure, dove a molti non piacciono le storie di Big, Amy, Gamma. Quindi si va a criticare il fatto di avere più personaggi giocabili. Adesso vi chiedo, perché dovrebbero fare Sonic Adventure 3 se queste sono le risposte che hanno avuto con i loro esperimenti adventure? Pensate anche a questo, negli ultimi 10 anni quali giochi di Sonic sono stati apprezzati di più? Sonic Colors e Sonic Generation. E cosa hanno in comune questi due giochi? Te lo dico io, i migliori giochi secondo i fan negli ultimi 10 anni sono stati Colors e Generation, e questo perché Sega è andata sul sicuro. C'era solo un personaggio giocabile, ovvero Sonic, e Classic Sonic in Generation, ma lui ha già il successo assicurato, visto che fan dei giochi classici sono ancora molti. Nessun altro personaggio giocabile, solo Sonic, e questi giochi sono considerati migliori degli ultimi 10 anni. Quindi che messaggio ha ricevuto Sega secondo voi? Visto che quando provano qualcosa di nuovo, la gente ha da ridire, mentre Colors e Generation vengono considerati come i migliori. Perché dovrebbero rischiare con un gioco adventure, mentre potrebbero andare sul sicuro con giochi come Generations? Queste erano le mie 3 ragioni per cui penso che non vedremo mai Sonic Adventure 3. Come ho detto prima, vi invito a farmi sapere cosa pensate voi invece nei commenti. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Vi consiglio anche di seguirmi su Instagram per aggiornamenti sui nuovi video e per poter parlare con me. Beh, non ho più altro da aggiungere, quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!